Il figlio il prodigo di Arturo Martini è un capolavoro ed è la prima grande realizzazione in bronzo del maestro, in cui si compenetrano reminiscenze della scultura traiana e romanica. È posizionata nella casa di riposo Iona Ottolenghi in via Verdi numero 2. Lo scultore Arturo Martini, nato nel 1889 e mancato nel 1947, è stato uno scultore italiano che ha usato nelle sue opere una figurazione umana considerata tra gli emblemi del Novecento in Italia. Martini è stato un artista ricchissimo dal punto di vista della creatività espressiva, attuata con lo stesso vigore nel realizzare opere in legno, in pietra, in creta, col gesso e nel bronzo. Il figlio prodigo, benché opera monumentale in bronzo, è stata realizzata nel 1927 a spese dell'artista, senza un committente, rispecchiando l'urgenza espressiva dell'autore, desideroso di vederla finita nel materiale idoneo per esaltare le forme, le luci e le ombre di una ritmica scansione spaziale, fatta di linee e volumi, di pieni e di vuoti. Viene esposta nel 1931 alla Quadriennale di Roma e sempre in quell'anno l'opera di Martini viene acquistata da Arturo Ottolenghi e dalla moglie Hertha von Wendekind per essere collocata nel cortile della casa di riposo prossima alla cattedrale e intitolata a Iona Ottolenghi, quasi per riassumere in quell'abbraccio tra padre e figlio quello spirito di solidarietà che il filosofo della filantropia e della beneficenza incarnava già in quel lontano 1892. Casa di riposo che sorge nelle rovine del vecchio ospedale, dove i muri cadenti sono sostituiti dai grandiosi loggiati a tre ordine del nuovo fabbricato che fanno da cornice naturale al capolavoro di Arturo Martini.